Mister Helmet Eikma, siamo da OGK Cavuto, l'azienda molto nota per chi andava in pista, soprattutto con il marchio OGK. Cavuto è il nome completo dell'azienda, vuol dire l'elmo del samurai in giapponese, e siamo qui con Piero Guidi, che è responsabile del mercato Italia. Buongiorno. Buongiorno. Noi presentiamo al volo due prodotti importanti per un rientro, visto che OGK Cavuto sta riorganizzando la sua rete vendita in Italia ed è tornata, non è mai andata via, però nel mercato italiano torna a essere presente. Il primo è un jet che si chiama Avant, un demijet molto ben fatto e curato, con una, qui abbiamo una finitura opaca, e praticamente è un jet molto completo, molto utile per il commuting, che consente un abbassamento della visiera, una visiera molto, molto completa. Molto particolare è questo, questa aletta in gomma morbida a protezione della visiera quando viene chiusa. È un casco con gli interni amovibili, e quindi completamente amovibili e traspiranti, molto curato nei dettagli, soprattutto nelle prese d'aria, per le quali OGK Cavuto ha sempre avuto una grande attenzione, sin dai caschi racing di qualche anno fa, che erano fra i pochi in cui si potesse veramente respirare bene nonostante la forma appuntita. Queste sono le prese d'aria veramente solide, importanti per chi fa un uso urbano anche abbastanza selvaggio e il casco magari non lo tratta proprio benissimo. Estrattori anteriori, estrattori posteriori, prese d'aria posteriori ed estrattori qui sulla parte posteriore. La verniciatura è di quelle antigraffio belle opache, questa è una versione bianca, è un casco accessibile. Qual è il prezzo al pubblico delle due varianti, insomma? Il prezzo al pubblico nella versione monocolore è 150 euro e nella versione con le grafiche 180 euro. Ok, questo è un termoplastico in realtà molto curato, con una chiusura microlock, quindi graduata, molto comoda per chi deve mettere e togliere il casco velocemente. Io mi faccio passare l'altro, questo è un apribile, si chiama Ibuki. Chi ha fatto un po' di zen o un po' di arti marziali sa che i buchi non sono i buchi sul casco, ma è la respirazione forzata, perché il punto di forza di questo prodotto è appunto la respirazione ottenuta tramite grosse prese d'aria anteriori e posteriori ed estrattori, e quindi è un casco per il turismo, dove si viaggia tanto, si tiene il casco a lungo e quindi si suda un po' di più. È un apribile con visiera Pinlock Maxi Vision di serie, forse l'unico casco apribile con la visiera Pinlock Maxi Vision, che è quella più completa. Ha un, diciamo così, è in fibra, tricomposita, con la particolare caratteristica, mi dicono, di avere anche la mentoniera in fibra. Interni estraibili Sanitize Coolmax, quindi con un trattamento molto importante dal punto di vista dell'antiodore, perché si sa che quando si viaggia tanto succede anche di sudare un po'. Ovviamente c'è la visierina parasole e il sistema di sgancio delle meccaniche classico di OGK, ossia un sistema molto rapido. A me dispiace usare Piero Guidi solo per chiedergli il prezzo, però la parte brutta è giusto che la faccia lui. Va benissimo, diciamo che la parte bella, perché per un casco giapponese di questa fattura il prezzo è di 450 euro al pubblico. Sarà disponibile solo in versioni monocolore dalla prossima primavera. Per chi correva in moto ed era un appassionato di caschi un po' esotici, ossia i meno comuni da trovare, si ricorderà gli Aeroblade di David Jeffries e dei piloti del Tourist Trophy, i primi caschi appuntiti sulla parte posteriore, i primi caschi con disegni fiammeggianti, e quindi quelli erano venduti con il nome di OGK. OGK è anche Cavuto, adesso si riorganizza e voi aspirate a diventare l'alternativa giapponese ai marchi più grandi, più o meno con la stessa qualità, insomma, praticamente ai prezzi forse un po' più bassi. Diciamo che i programmi sono molto ambiziosi, ci poniamo in una fascia qualitativa alta con un prezzo competitivo medio-alto. Chiaramente stiamo espandendo la nostra rete di vendita, stiamo cercando i migliori punti vendita sul mercato, e su questo stiamo lavorando in modo molto intenso in questi mesi. Noi ringraziamo Cavuto, oggi Cavuto è la testa del samurai, e come Mister Helmet aspettiamo di recensire questi caschi, perché ce li mandate, vero? Altrimenti siamo stati per niente. E quindi ringraziamo e salutiamo da Eikma. Grazie.